fate per l'aria? E l'emergenza dura tutto l'anno e non soltanto i mesi invernali. E la nostra esperienza in Maddalena di accogliere circa 20 persone che si sono in buona misura autogestiti e hanno vissuto insieme come una grande famiglia non può cessare. Rispetto ad altre esperienze, l'originalità è che è una comunità di persone senza dimora, in qualche modo quasi autogestita, fraternamente condividono. Noi vogliamo che le autorità civili e religiose risolvano il problema degli spazi, individuino un luogo per noi e per queste 20 persone che da lunedì rischiano di tornare a vivere sui treni, negli atri delle stazioni o gettati in qualche posto della città. Intorno a noi si sta costruendo una rete molto bella di persone, di volontari che vivono al quartiere, gli scout che si sono occupati di montare le tende, domani aiuteranno per la preparazione e la distribuzione del cibo, con la parrocchia delle Vigne, della Maddalena e poi la parrocchia del nostro presidente che è Don Paolo Farinella.